Onorevole Saltamartini, oggi lei è qui per sostenere la candidatura del sindaco Alemanno. È qui non solo come esponente del PDL, ma soprattutto come donna. Assolutamente sì, noi siamo convinte che il sindaco Alemanno in 5 anni abbia realizzato cose importanti per la vita di noi donne in quanto cittadine, mogli, madri. E quindi rispetto a questo noi crediamo che invece di cedere ad una cultura molto lontana dalla vita delle famiglie e delle donne, quale quella che esprime Marino, che in realtà ci sta raccontando solo un grande sogno, non ci dice come lo vuole realizzare, sia giusto sostenere quel candidato sindaco che è Alemanno, che invece per le donne ha già fatto in 5 anni e quindi ancora di più potrà fare nei prossimi 5. Ok, cosa si sente dire quindi alle donne per invitarle al voto? Intanto di non rinunciare ad esprimere un diritto che abbiamo acquisito nel 1946. È fondamentale votare per il sindaco della propria città, perché è dalle scelte che il sindaco prende che deriva la qualità della nostra vita. Allora in questo senso le donne non devono cedere alle differenze, non possono rinunciare ad andare a votare, perché non possono rinunciare a decidere da chi essere amministrate. Dobbiamo andare tutte al voto, deve partire una grande mobilitazione delle donne per sostenere Gianni Alemanno e per vincere il grande astensionismo. Sì, un'ultima battuta. Queste elezioni già ci hanno dimostrato che le donne hanno preso spazio. Per esempio il vice sindaco Svea Belviso è record di preferenze, oltre 11.000. Sì, questo è stato possibile anche grazie a una legge nazionale di cui io sono firmataria, che ha permesso che ci fosse la doppia preferenza alle elezioni amministrative. Ma ciò nonostante è dovuto anche al grande impegno che le donne sempre più stanno dedicando e soprattutto allo spazio che sempre più stiamo conquistando, non con le quote, ma con la possibilità di confrontarci con gli elettori, di prenderci la preferenza e quindi di dimostrare quanto valiamo.